rispondere ai genitori, ci vuol dire l'ultimo incarico che ha ricevuto. Adesso lei è in due commissioni parlamentari, questa seconda di cosa si occupa? Quindi io mi occupo in particolare della decima commissione di commercio, attività produttive e turismo, e all'interno del turismo chiaramente ci sono anche le problematiche relative alle attività legate al balneare, quindi tutta la problematica relativa al demanio marittimo, alla quello che dovrà essere la nuova legge, insomma, che dovrà regolare questa materia, è uno degli elementi sui quali da quando sono arrivato in Parlamento ho seguito in particolar modo, anche perché essendo riminese non è che bisogna essere specialista, ma devi comunque interessarti anche di questi temi. Allora, in particolare sulla direttiva Bolkestein, il 14 luglio la Corte di Giustizia europea si è pronunciata per l'incompatibilità della legge italiana che ha stabilito la proroga al 2020 con la legge 221 del 2012. E praticamente adesso si tratta di adeguare la normativa attualmente esistente, quindi risistemare un po' tutto il settore balneare. In particolare la domanda che vorrei porle è questa. Allora, l'Europa, noi abbiamo questo articolo 12 della direttiva Bolkestein che ci impone di fare delle gare per l'assegnazione delle concessioni. Nel frattempo dall'altra parte abbiamo i concessionari che premono, 30.000 imprese balneari che premono per continuare ad esercitare nelle loro concessioni, quindi abbiamo un interesse dei cittadini al libero mercato per abbassare i prezzi e dall'altra parte abbiamo un interesse della produzione per mantenere questo privilegio, se vogliamo, in capo a queste persone. Il PD si è trovato un po' spaccato perché abbiamo visto che ci sono alcuni esponenti che hanno preso le difese dei balneari e una parte che invece si è schierata per il libero mercato, per l'attuazione finalmente dal 2010 della direttiva Bolkestein. La sua posizione qual è in particolare? Io credo che intanto il settore balneare è un settore, tolte le presenze che abbiamo di turisti sulle città culturali, a partire da Roma, Firenze e Venezia, è il primo settore del turismo. Non dimentichiamo che complessivamente il turismo in Italia significa 171 miliardi di euro, stiamo parlando del 12% del prodotto interno lordo e di 3 milioni di occupati, quindi questo è l'elemento. Noi abbiamo nel nostro paese più di 7500 chilometri di coste, quelle coste sono state concesse nel tempo e sono state concesse prevalentemente a famiglie che le hanno gestite, prevalentemente dico, poi dopo l'Italia è lunga anche abbastanza larga, a famiglie che le hanno gestite e stiamo parlando quindi prevalentemente di microimprese. Ora, io credo che il tema che ha affrontato la sentenza della Corte di Giustizia è un tema che per la prima volta dice cosa deve essere fatto, quindi non è che si può evitare. La sentenza statuisce soltanto tra le parti e non è che impone. No, la sentenza, ci dà un'interpretazione di come dovremmo. La sentenza è molto chiara e se noi non ottemperiamo andiamo in infrazione, perché la Commissione non può che fare questo, quindi l'elemento cardine è stato quello della sentenza. Spetta allo Stato, al singolo Stato, legiferare, non interviene l'Europa. L'Europa eventualmente dice se vai in infrazione. Nel momento in cui viene previsto questo, ed è tutto ovvio che questa situazione va a mutare quello che era lo scenario in passato, dove c'erano i rinnovi automatici. E c'era il diritto di insistenza, la procedura di infrazione 4908 del 2008 è stata aperta perché ed è stato tolto il diritto di insistenza. Ecco, quindi non c'è più il diritto di insistenza. Quindi viene riconosciuto che colui che ha fatto, che ha la sua impresa, deve avere un riconoscimento rispetto a quell'attività. Tant'è che dice in modo chiaro quali sono anche i criteri, cioè qual è il criterio su cui bisogna muovere, che non può comunque sia mettere in difficoltà coloro che possono partecipare. Okay? Quindi questo è il primo elemento. L'altro elemento che va detto
e che quindi spetta adesso a noi, allo Stato, fare la legge. E la legge che dobbiamo fare è una legge che deve normare tutta la materia. Quindi non possiamo fare una cosa diversa da quella che già è prevista nella Bolkestein, nella direttiva Bolkestein. E dobbiamo dire che dobbiamo essere coerenti con gli atti che facciamo. La legge delega su cui si sta lavorando è una legge che ha questi obiettivi. E quindi si parla di doppio binario? Io sono stato il primo che ho invitato caldamente a non usare il termine proroghe, perché le proroghe, siccome la Corte di Giustizia ha detto che non sono legittime, io ho parlato di un periodo di transizione che consenta di mettere a posto la pianificazione urbanistica che deve esserci. Gli oltre 600 comuni che ci sono nelle nostre spiagge, che hanno queste spiagge, sono dei comuni che comunque sia devono avere una pianificazione corretta che mette nelle condizioni di dire qual è lo sviluppo che vuol dare quelle aree, la sostenibilità che devono essere fatte GISC, da parte degli gestione integrata zona costiere. Esatto. E quindi la salvaguardia di quelli che sono i vincoli di carattere paesaggistico, di carattere normativo. Quindi queste sono le prime cose che vanno fatte. L'onorevole sottosegretario, per le politiche europee Sandro Gozi, subito all'indomani della sentenza della Corte di Giustizia è andato a Bruxelles per trattare con ha parlato con la direttrice generale. Esatto, e gli è stato, abbiamo appreso dai giornali, che gli è stato negato fermamente qualsiasi possibilità di ulteriore proroga, qualsiasi possibilità di riconoscere una preferenza al concessionario uscente, anche sotto forma di un privilegio, di un riconoscimento una volta che dovessero farsi questi bandi pubblici di gara. La direttrice generale ha dato un'opinione che non è come è stata riferita, perché ha accampato delle perplessità, questo ha detto, quindi non l'ha stroncata come è scritto qualcuno per correttezza. Così è stato scritto. E comunque sia, per quanto riguarda il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che ha la delega su questa materia, il confronto è con la commissaria. E non a caso a Bratislava il primo incontro che ha fatto Gozi l'ha fatto con la commissaria. Poi c'è stato quello successivo che ha fatto con la direttrice generale, ma come dico, il rapporto è fra il governo italiano e la Commissione europea. Un'ultima domandina per quanto riguarda la sdemanializzazione. Con il decreto antilocali del 78 del 2015, lo scorso anno a Ferragosto, gli italiani non se ne sono neanche accorti, ma è entrata in vigore una norma che consente di sdemanializzare dei tratti di costa. In particolare le regioni possono evidenziare delle zone che non sono più a usi pubblici di mare, anzi non dice non sono più, non sono più utilizzate come pubblici usi di mare, ad esempio perché sono stati fatti dei ristoranti o altre attività balneari, e quindi le regioni possono proporre al Ministero di sdemanializzare queste zone ai sensi del codice della navigazione. Questa qui era una cosa che per tanti anni proprio lei ha opposto e quindi ha cercato di non fare, però ci siamo ritrovati con questo decreto. Che cosa ci dice al riguardo? Io posso confermare che la mia posizione su questo tema è una posizione di contrarietà, sempre manifestata in modo pubblico fin dall'inizio, perché ritengo che ciò che è demanio deve essere indisponibile e quindi come tale deve essere gestito dal pubblico e deve essere gestito sulla base dei vincoli che pone il pubblico, e di questa cosa ne sono tuttora convinto. Io non sono, perché l'Emilia Romagna, la mia regione, ha detto che comunque non procederà in questo Lazio, anche il Lazio addirittura ha demanializzato alcune zone, la regione Lazio. Sì.